Vabbè, la mia ambizione è un po' nel senso particolare, perché lo sai che io vorrei riuscire a guadagnare almeno un minimo o con la scrittura o con il giornalismo. Martina Naccarato, 29 anni, aretina, una laurea in lingue e letterature straniere, da un anno è in cerca di lavoro. Il suo sogno sarebbe vivere di ciò che scrive, ma le porte chiuse in faccia, come del resto a tanti altri giovani in cerca di lavoro, si susseguono una dopo l'altra. La rabbia di Martina è soprattutto legata al fatto che l'Italia è ancora un paese molto arretrato in fatto di barriere architettoniche. Il bello viene quando mi sento chiamare e mi sento dire che avrei le qualità richieste, però non posso essere assunta o addirittura neanche presa in prova perché in quell'azienda sono presenti barriere architettoniche e il datore di lavoro non è disposto ad abbatterle perché diciamo che economicamente non gli conviene. A 18 anni, dalla legge 68 del 1999, sono ancora 8 su 10 i disabili che non trovano lavoro. In provincia di Arezzo sono in tutto 3.861 coloro che sono iscritti alle categorie protette del Centro per l'impiego. 140 le aziende che non rispettano le quote, che non assumono cioè un disabile ogni 15 dipendenti. La multa per chi non rispetta questo obbligo è di 153 euro al giorno. 538 sono invece i posti da assegnare nel nostro territorio. Ci sono quelle aziende grandi che ti dicono chiaramente no, tanto se non le assumiamo paghiamo una piccola multa, come dire, cioè non c'è niente di male. Oh, Martina conclude con un appello per cercare di superare prima di tutto le barriere mentali. Dare più spazio alla meritocrazia, quindi soprattutto mettere alla prova i giovani che hanno delle passioni e delle ambizioni e perché no anche delle conoscenze, quindi dare la possibilità a tutti quelli che vogliono diventare un valore per la società di esserlo indipendentemente da quella che è la loro condizione fisica.